Buongiorno a tutti, in questo nuovo video vi do il benvenuto. Oggi andremo a vedere le nostre galline. Cosa fanno? Non si mangiano l'erba. Eh sì, come avete letto dal titolo, le mie galline non si mangiano l'erba. Mi spiego. Anzi, vi faccio vedere. Questa è l'erba che ho a loro disposizione, perché uscendo dal pollaio vanno a beccarsela. Però ho notato che si vanno a mangiare solo le foglioline. E non vorrei che poi un giorno rimanessero tutti questi frustini qua. Che ci devo fare? Sembrerebbe brutto averlo nel giardino. Allora ho deciso di tagliarle. Oggi gli taglieremo l'erba a raso. Avevo già iniziato, ora vi faccio vedere. E lei, vedete? Vanno a beccarsi solo la fogliolina. A me. Cioè, le galline qua mi devono fare il lavoro che dovrei fare io, altrimenti. Dunque, adesso non mi resta che fare il lavoro che ero destinato a fare inizialmente. Vedete ancora qui? Questi qua, loro non ce la fanno forse a masticarla e te la lasciano intera. La beccano tutta, però ora ci penso io. Qui avevo già iniziato a fare qualcosina. Visto che come ho finito di tagliare, loro subito sono andati a becchettare. Ora il lavoro da fare è questo qui. Dunque, sarà più o meno 50 metri quadrati. Ok, occorrente. Cosa ci occorre? Innanzitutto un tagliaerba o un decespugliatore, come chiamano la maggior parte delle persone. Poi, importantissimo, la mascherina. Io uso questa qui con la retina. Ce ne sono di diversi modelli anche con la plastica trasparente, però ho preferito questa. Mi ci trovo bene anche perché porto gli occhiali e vedo comunque. Cosa importante che ho provato con le mie mani, ho comprato questo filo qui. Questo non è il tondo, ma è il quadrato con gli angoli. Non so se riuscite a vederlo. Ecco qui. È formidabile, ragazzi. È fenomenale. Ci sono delle erbe che magari diversamente dovreste andarci con il disco. Questa qui riesce a tagliarla. Sì, poi magari se ricordo il nome vi lascio il link in descrizione. Io l'ho comprato da un rivenditore locale. Voi sicuramente potete andare anche su internet, la troverete allo stesso prezzo. Ora non ricordo il nome. Poi nella descrizione del video vi lascerò i link sia della mascherina se siete interessati, anche del decespugliatore. Il mio è un'Alpina, è un 345. Sì. BJ 345, esatto. Poi c'è questa mascherina qua. Va bene, non perdiamoci in chiacchiere, vi lascerò tutto in discrezione. Ora andiamo al lavoro. Attenzione a qualche masso quando lo incontrerete. Evitatelo di prenderlo con il filo perché se vi arriva nelle gambe sentirete dolore. È una cosa che dimenticavo insieme a tutti gli attrezzi che ci vogliono per tagliare l'erba. Non dimenticate la voglia, ci vuole anche la voglia per farlo. Calcolate che sono solo con una mano, comunque se vedete vibrare un pochettino è per la registrazione, altrimenti non riesco. Vedete come taglia nettamente? Al lavoro finito, ecco come si presenta il nostro prato. Poi
tagliando, chi cerca trova. Io ho trovato una pianta che dovrebbe essere una, da noi la chiamiamo la cocuzza longa, tipo zucca a trombetta, quella che è arrampicante, e fa quella zucca lunga lunga. Poi io, quando trovo queste erbe con i fiorellini, le lascio sempre per creare un po' di habitat naturale ai nostri insetti utili, sempre riferito all'orticello. Anche qui ho trovato alcune piantine che già avevano iniziato a mangiucchiare. Ora non mi resta che magari crearci una protezione attorno, in modo tale che loro non vanno a beccarci sopra. E già si iniziano a vedere i primi clienti. Lei ha gradito il mio lavoretto. Ah, le arance non le mangiano. Ci ho provato a schiacciargliele, a sbucciargliele, niente, nemmeno la buccia, niente. Ora queste che sono rimaste qui sopra le finisco di raccogliere, così evitiamo che di creare casino a terra. Penso che qua è tutto finito, sì. Ora non mi resta che augurare alle nostre galline di mangiarle, di mangiare tutta quest'erba. Non so più le galline di una volta. Oh, tocca anche dargliela in bocca la roba. Comunque, tutto questo lavoretto qui è durata 15 minuti, fra riprese video e tutto, è pochissimo. E l'erba si è tagliata davvero molto facilmente. Io, ripeto, ho usato questo attrezzo qui, è un'Alpina 345, non mi ricordo il costo perché l'ho preso un po' di anni fa, va una bomba. Una cosa che, ripeto, adottate questo filo qua, questo qui non vi fa perdere tempo. Ho provato con il tondo, quello sottile, e quando trovava un'erba un po' più altina si attorcigliava tutto. Dunque, questo è quello che vi consiglio veramente. Poi un'altra cosa, questo sistema qui di bobina del filo è una salvezza. Basta premere il bottone, questo giallo, mentre si lavora, si batte a terra, pap, e il filo si estrae da solo. Dunque non c'è bisogno ogni poco di chiudere il tagliaerba, sfilare il filo, allungarlo. In automatico, basta dargli un colpettino a terra e sgancia il filo in automatico, 3-4 cm alla volta, senza bisogno che poi si va a ingarbugliare su se stesso. Dunque, con questo il mio video si conclude qui. Non mi resta che salutarvi, ricordandovi, ve lo ricordo sempre, iscrivetevi al mio canale, che dobbiamo crescere insieme. Un saluto a tutti.